Eh sì, non sono tutti ladri in Banca Etruria, c'è differenza fra banchieri e bancari, fra dirigenti e dipendenti. Le preoccupazioni e le amarezze dei secondi, nelle parole di Maria Gueci, delegata Fisac CGIL in Banca Etruria. Una cosa Fisac CGIL vorrebbe fare tanto, ovvero sia spezzare una relazione tossica tra risparmiatore e lavoratore. Per adesso, con tutta la, diciamo, comprensione, la solidarietà che noi proviamo nei confronti di risparmiatori, ovviamente perché noi senza risparmiatori non abbiamo motivo di esistere. Però vorremmo che diciamo, non ci fosse questo atteggiamento atteggiamento che vediamo tutti i giorni, in cui ci sentiamo chiamare ladri, truffatori, perché non è così. Tra l'altro, finora abbiamo sentito la voce dei risparmiatori tutti i giorni, persone che appunto verso cui si sono spese parole. È stato speso trasmissioni, ettari di carta stampata, eccetera. Ha ragione. Noi adesso vogliamo dare voce ai lavoratori bancari, incolpevoli perché lavoratori subordinati, che all'epoca erano convinti di lavorare in una banca sana, che hanno fatto il loro dovere adempiendo alle circolari, agli ordini di servizio. Perché siamo lavoratori subordinati e vogliamo che avere voce in capitolo, nel senso, si sta cercando una sistemazione per i risparmiatori, si sta cercando una soluzione di sistema, lo dico anche con un po' d'amarezza parlando del fondo Atlante, adesso arriva, ottimo, benissimo, per correre in soccorso di Veneto e di Popolare di Vicenza. Noi evidentemente non siamo stati abbastanza fortunati, però ecco, sistemiamo i risparmiatori con i criteri che il governo naturalmente adotterà. In questo noi almeno non c'entriamo, almeno in questo non c'entriamo. Le altre banche, il sistema banche in Italia, vogliamo pensare a noi lavoratori, non solo in Banca Etruria, 1800 circa del gruppo, 6.000. Tutte e quattro le banche in risoluzione, 6.000 lavoratori dall'Adriatico al Tirreno, dalla Romagna fino a Chieti. Dicono che ci hanno salvati. Io ancora non ho visto niente, ho visto sbraitare, ho visto tirare uova, ho visto denunce, ho visto minacce, capi appesi davanti alle filiali, macchine rigate, accuse, vergogna anche uscire fuori di casa. Il nostro futuro appeso neanche a un filo, forse a una ragnatela. E io vorrei che si desse voce a queste 6.000 persone che hanno famiglie, figli, genitori, hanno case, pagano rate, fanno la spesa, contribuiscono anche a questo territorio. E ritornando al discorso delle sofferenze, della lavorazione, della nostra proposta, ovvero sia la lavorazione dentro le banche delle sofferenze, non solo per l'occupazione, ma per il territorio e contro la speculazione. Quindi lavoro, ristoro degli obbligazionisti tramite le plusvalenze, attenzione al territorio. Il soggetto speculativo che compra le sofferenze e che mette una posizione al rientro, o mi ridai i soldi o ti chiudo, vanno a casa i dipendenti, non hanno più un. Questo è quello che chiede Fisac e chiede dal 22 di novembre, oltre che a livello nazionale ci si auspichi un cambiamento radicale nel management e nella classe dei banchieri. L'Europa ha deciso che le banche possono fallire e allora facciamo in modo che ci sia una classe dirigente bancaria all'altezza di non far fallire le banche. Abbiamo E che visto risponda eventualmente delle proprie che responsabilità. appunto le nostre quattro banche che cubano in termini banchese l'1% in Italia, abbiamo visto lo sfracello che è successo.